Dai, proviamo. Qualcuno l'ha fatta? No. Intanto arriva sulla strada lì sotto. Ma tanto arriva sulla strada, da facciamo un pezzo d'asfalto più per arrivare dove sbuca questo, che tanto arriva sull'asfalto lo stesso. Dai, va bene, via, qua. Allora. Torno indietro. Che salto da fare. Ferma! Quello di destra era quello più... Di qui andiamo verso Lucca o Mantova? Lucca. Andiamo a Lucca? Lucca! Direi di andare a Lucca. Meglio andare a Lucca. Lucca! Ma questa cos'è? È la via Matildica questa? Sì. Però quella del Volto Santo. Esatto. Ah! È importante anche quello, eh. Insomma, accidenti, sono andato a Lucca o Mantova? Lucca! Lucca, anche per Robby! Andiamo al Mer, dai! Mer di Caraibi, a me! Thank you.
Oh, allora. C'è la casa Cristina. Sì, Cristina qui. Cristina. Ah, no, Cristina. Però siamo arrivati qua con il tubo. Oh, io forse sto esagerando. Sono più con il tubo. Non era quello là? No. Mordono! Dai! Tutti ce l'abbiamo! Ah no, no, ok! Ah, boh! Via! Quindi qua ad esempio la strada, la mappa segnava dritto, ma poi se c'è un sentiero qua, adesso la voltare a destra. Destra! Avevo la catena lucida. Qui l'avevi tracciato prima casa? No, 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 no. Ho guardato là che era in cima al Tagadà. Però voglio portare. Sì, qua, qua. Qua a sinistra, a sinistra. Devo portare Fabio a Lumus, Fabio per Lumus. Ah, adesso lo possiamo fare andare giù l'humus. Qua? Ah, cioè, da, quando arriviamo sulla costa, adesso vediamo, cioè, Enrico vuole andare a San Polo, ma secondo me viene un po' lungo andare a San Polo. Che belle querce che ci sono qua, beh. Queste qua, le quattro querce che c'è qua, guarda. È quella, com'è ramificata bene. Molti via. Questo è bellissimo. Che sei bello. Tu veramente porti un posto bellissimo. Oh, qua ormai c'è da scoprire, c'è sempre qualcosa. Sento qualcosa. Lui lì, rimanendo, c'è solo Fabio che arriva il GPS che era poi interessato, non c'è quasi mai. Io andavamo sempre prima, più che altro con il passaparola. Invece così, andando così si vede molte più cose. Oh no, se becchi la strada, sai, perché molti sentieri magari come la prima, se sono, li hanno cancellati o li hanno tolti, sono sentieri vecchi. Però qualcuno lo trovi come questo. Comunque qua passa una sacca di animali. Vieni la mattina presto. Dove si va? Dove si va? Dove si va? Ascolta che c'è là, prende quella casa qua, che storica. Mi ha sudato la catena, sì, prima viottolino lì a destra. Gira. Che c'è una catenina. Paolo, non è qua, è la casa di Paolo. Allora faccio una casa un po' di più. Ma arriva per la strada di qua, non si sa. Ah, c'è. Ma c'è caso la cappellano, poi c'è la stradina che asfaltata. Prego, prego, eh. Grazie. Prego, 10 centesimi, prego, 10, 20, 30, 40 centesimi. 50 ormai.
Ciao bello, non ci viene a mordere? No, adesso stai guardando. Ah, fai così perché è uguale a Mario. Infatti è proprio un po' più grossino, ma è uguale, simile. Proprio il mio Mario sembra. Su, giù, poi c'hai tutti i fangoni, quelli che... i guadoni e dopo la rampa. Vai. Grazie Roberto, ringraziate Roberto. Dai, dopo ti facciamo fare la casa delle finestre viola. Puoi fare questa di destra che va giù. L'hai fatta la casa delle finestre viola? Sei mai passato? No, delle finestre che ridono, ti ricordi? Non è un film del terrore. Sì, c'era un film, la casa delle finestre che ridono. Le finestre che ridono e sorridono. I Pupiavati, che micidiale. Ah, dai, che dai che dopo. Uno dei primi film di Pupiavati che aveva fatto film del terrore. Andiamo a Grassano. All'inizio abbiamo aperto Grassano che c'è un po' di San Polo. Dopo che facciamo il divano, vai, aspetta che te la facevo io. Vai, vai. Questo pezzo bello. Ivano, com'è per spingere? E schiaccia sotto. Non mi dà niente. È scritto Volt? Niente. Sì, perché l'abbiamo appena fatto. Abbiamo fatto questa una settimana. Ma andare in su o in giù? Andare in su. Comunque ragazzi, noi te pago per lei. Guarda. Prendiamo!
Ma mica la domenica. Sappiamo tutti e due, anche dopo. Mamma di domenica.